Allora, perché il gioco, allora questo gruppo lo conoscete già. Diciamo così, che io partirei, da chi partiamo, Andò? Dall'ingegnere, che è fresco sposo. L'ingegnere è fresco sposo, allora vediamo un po'. Ciao amico mio. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, metta questo sotto il sedere, vogliamo la moglie, voglio la moglie, signora. Vediamo. La moglie si è girato pure lei a cercare. Signora, eccolo, venga qui, vediamo un po' di che si tratta. Lo metta sotto la sedere, vediamo un po' se riusciamo a gonfiare il palloncino, in che modo. Da quanto tempo siete sposati, ingegnere? Da quanto tempo è sposato lei? 3 anni e mezzo, vabbè, siamo già. Signora, prenda posto un attimino. Calma fa, sua moglie già chiede che cosa deve fare della... Si segga sulle gambe di suo marito. Devi pompare. Già hanno 2 figli. Allora, prende il palloncino di suo marito, vediamo un po' se riusciamo. No, allora qui lo mantengo qui senza tirare. Signora, vediamo un po' se riusciamo a gonfiarlo. Se, solo un po'. Però vediamo un po', 2 colpi. No, lui dovete sincronizzarvi insieme. Vi dovete... Per colpo che intende, capa tu terzo figlio. No, vi dovete alzare insieme. Alzare e sedere. Dovete gonfiare, prova un po', alzati, provi insieme. Senti. Ok. Ah, notate lo sguardo. Mo dai, signore, mostra cosa mi piace. Mi piace, signore? Tutto a posto. Beh, tutto sommato 3 anni e mezzo non è male. Io andrei dal papà adesso. Andiamo da papà. Lei quanti anni so che è sposato? Quanti anni so? Quasi 40, signor. Che sia quarta volta, una ogni 10 anni. È facile la battuta, scontata. Allora, attenzione, lei lo vuole... c'è qualcosa di duro dove lo può mettere? Ok, signor, facciamo... Vediamo un poco. Che? No, da solo no, però. Mi piace sta su. Signor, assettatevi sulle gambe e tenete il palloncino in mano. Signore, ha detto che voi non ce la fate a prenderla. Ma è questa storia. Ma quando mai, signore? Ah, però è vero che cominciava a citare gli zai, signore. Ha battuto il signore. Cioè, no, non vorrei trascendere, scusa, però è proprio lui che mi sta suggerendo le parole. Allora, attenzione, signor, prendetelo in mano. Okay. Avete finito in mano? Mamma mia, scusate. Allora, contemporaneamente, vediamo un poco. Aspetta, insieme. Ok, si fa qua, basta. Andò, non va a passare. Signore, aspettate così come loro mano. Mandanite, signore. Oh, 40 anni. Io passerei al compare, Antonio mi suggerisce. No, il compare lui che è lo zio Antonio. Allora, zio Antonio, quanti anni sono sposato lei? 34, molto serio, eh? Oh, signore, non sa, signore. Notate lo sguardo, signore, a malincuore, mi vado a sedere, dispiaciuto quasi. E signore, non crede, è partito proprio con lui. Mio marito, ha detto, modestamente mio marito è numero 1. Allora, me lo ridate, lo rimettiamo a posto. Alzatevi un attimo cortesemente, questo lo rimettiamo a posto. Lucia, per favore, mettiamolo a posto questo. Allora, dammi, ok. Allora, nel frattempo aggiustiamo questo. Signore, si segga pure. Io vado da loro, i compari, che sono fidanzati. Prossimi sposi. Allora, vediamo un po' che succede ai fidanzati. Non ci manda. Che succede? Che succede? Dai un consiglio. Sono un po' con i compari. Che succede? Ok. Da dietro. No, da dietro è troppo difficile. Da dietro è difficile, portalo avanti. Sono un po'. Andò. È un po'. Ok, stanno un po' in carta. Ci dite che stanno lì dal mondo. Ok. E la fidanzata è contenta perché dice. È fidanzata a me. Allora, un non allauda la 4 colpi, perché ragazzi invece da Elvis le dà subito e partono. Ok, andiamo allo sposo. Lo sposo, aspetta.
Vediamo un po' con Antonio. Antonio, andare ce lo dico. No, non dopo lui. Antonio, a te è uscito verde, la speranza, vediamo un po'. Antonio, no, te ne ha paura. Antonio, che chiesto questo? Aite Teresi, ma non ce la fa questo? No. Antonio, fidati di me, è un pallone. E ti è caduto. Dai, risiediti, vediamo un po'. Ferma da it, e da fai insieme, mamma fa. La sposa ci rimane. No, non è la. Siediti, Teresa. Ma fai insieme, non ti preoccupare, che chiesce? Scusa. Allora, vediamo un poco. Vediamo un po' che succede, Antonio. Carica, dai due o tre colpi, vediamo il tempo. Fermala! No, Antonio, però è buono, non lo vuoi gonfiare così. E non ha quella forma erotica. Quella forma erotica. Mi ce l'abbiamo uno con lui, la forma erotica? Sì, diamoci questa. Nel frattempo aggiustiamo un attimo questo qua, mettici un bandoncino perché ci dobbiamo dare. Antonio. Allora, la sposa non vuole la e lo sposo blu, va bene? No, ce l'abbiamo dato, insomma, un po'. Andò, 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 aizzi. Andò, dovete fare insieme. Fai sgonfiare. Si mollava da andò, lascia tu il palloggio, devi mantenere la sposa, andò. Leve in mano, ferma tanto, guarda come sta su io. Andò, vai che alla San Moce tu, Antonio, ok, sì, devi vedere. Ti devi sedere, vediamo un po' se funziona. Ci siamo riusciti a qui. Andò, carico un po'. Ok, no, basta. Allora, ce l'abbiamo riuscito a quest'altro? Sì, dammi. Allora, diamo quest'altro un attimo che dovevo preparare altrimenti. Allora, diamo questo. Allora, che state facendo? Ok, no, adesso si scusa. No, non si preoccupi. Allora, attenzione, tenetevi larghi, signore, lei si sente perché adesso se ve la sentite, chi se la sente ovviamente. Dobbiamo, no, metta sotto, dobbiamo fare il gioco. Io vi fermo, quando vi fermo, se si schiatta non fa niente, quando vi fermo andiamo a vedere chi ha gonfiato di più. Però voi dovete fare il tifo, eh. Allora, mio via, Lucia, carichiamo, al mio 3, 1, 2, 3, carichiamo, vai, volume, forza, compari, vai risposi, i genitori degli sposi, un applauso, vai, carichiamo, il compare, vai, volume, carichiamo, ferma tutto, fermatevi, attenzione, questo è esagerato proprio, però anche il papà dello sposo, signor, ma dai tu palloncini se sta scendendo, attenzione un combate, qui sono schiattato, gli sposi hanno schiattato, direi che hanno vinto l'ingegnere, ha vinto l'ingegnere, ma un applauso anche ai genitori che è andato la quarta volta, bravi, complimenti, allora datemi i palloncini. Ok. Allora Antonio, mi serve ancora un attimo il tuo aiuto.